viaggiatori che decidono di visitare la nostra terra, oltre che per le bellezze architettoniche, ci sono dei piatti che, a mio avviso, non possono non assaggiare. Uno fra tanti potrebbe essere delle orecchiette con zucca e salsiccia. Però se venite qui all'Assiolo c'è un piatto che vorrei proporvi, cioè delle scorze di mandorle con funghi cardoncelli, cime di rape su un purè di ceci. Mi piace ricordarvi che qui all'Assiolo usiamo esclusivamente prodotti della nostra azienda. Le nostre produzioni spaziano da olive da tavola, olio extravergine di oliva, ortaggi di ogni tipo e agrumi, che per la qualità e genuinità caratterizzano la nostra cucina. L'agriturismo L'Assiolo è molto più di un semplice hotel rustico. La nostra sfida è quella di far sentire i nostri ospiti come a casa propria. Saremo felici di ospitarvi offrendovi un piacevole soggiorno in una delle camere doppie o triple di cui l'agriturismo dispone, tra cui anche un appartamento suite per 4 persone completamente indipendente, compreso di angolo cottura, frigo e TV. Tutte le camere sono ubicate al primo piano della struttura e dispongono di un'ampia terrazza con vista a 360 gradi sul lago di San Giuliano e sullo sfondo le città di Matera, Miglionico e Montescaglioso. Vi aspettiamo presto all'Agriturismo L'Assiolo, qui a Matera. L'Assiolo has distinct advantages. Number one is the peace and tranquility. The proximity to Diga San Giuliano, the lake which you can see just close by. The fact that it's a World Wildlife Reserve with fantastic bird life, etc. But an advantage over staying in the centre of Matera is the fact that you can come back here to this greenery, to the trees, to the lake, rather than staying in an area which is hot and has very little greenery. And to Maurice's supper. Well, I was going to refer to that later. You wonderful. Know, one mustn't forget Maurice's cooking. Home cooking, but done in such a wonderful way.